Abbiamo alzato notevolmente il livello di controlli in città. Stamattina e oggi pomeriggio abbiamo praticamente, grazie all'intervento anche della Polizia di Stato e delle altre forze dell'ordine, elevato un numero alto, di verbali, oltre i 40. Soprattutto ora stiamo praticamente facendo un'attività di fatto di controllo e filtraggio all'ingresso di tutta la città. Questo praticamente è il lato Barletta, ma stiamo facendo la stessa cosa, il lato Andria, Bisceglie, Corato, per verificare effettivamente che coloro che si stanno praticamente muovendo tra le città e all'interno della stessa città siano innanzitutto muniti di autocertificazione, per cui per capire se sono giustificati i loro movimenti, ma anche per provare a censire tutti coloro che arrivano da fuori regione e stanno utilizzando in questi giorni le autovetture, visto che praticamente abbiamo organizzato un'attività di controllo sia all'interno delle stazioni sia per i bus. Ci mancava l'accesso con le auto, lo abbiamo predisposto. Chiaramente è un grande dispiegamento di forze di polizia locale. Lo stiamo facendo congiuntamente per ora anche alla Polizia di Stato. Mi auguro nei prossimi giorni di avere l'ausilio anche di Carabinieri e Guardia di Finanza. Sono controlli importanti, soprattutto per il rispetto dei provvedimenti del governo, oltre che dell'ordinanza del Presidente Emiliano. Nel frattempo, oggi ho anche firmato un'ordinanza con la quale vieto assolutamente l'esposizione di merci all'esterno, soprattutto parlo dei fruttivendoli. Non è altrimenti assolutamente possibile mantenere le distanze interpersonali di 1 metro e contingentare gli accessi se praticamente ci si accalca tutti fuori a comprare la frutta, la verdura o comunque altri generi alimentari all'esterno delle strade. In ultimo, stiamo continuando le sanificazioni. Amio, in questo momento, al lavoro per la città, ho ordinato che si proceda anche durante il giorno a fare queste stesse sanificazioni, aumentandone assolutamente il numero. È chiaro che non è che con la sanificazione sconfiggiamo il virus, ma sicuramente alziamo molto il livello di igiene della nostra città.